L'ex tronista di Uomini e Donne parla di Melchiorre nel corso di una diretta su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne, la bolognese Valentina Dallari, negli ultimi mesi ha rivelato di soffrire di una brutta malattia, l'anoressia. Durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, la giovane aveva scelto il corteggiatore Andrea Melchiorre. La storia tra i due, però, era durata poco per divergenze caratteriali. A distanza di tempo dalla fine della sua breve relazione con Andrea, Valentina ha deciso di parlare nuovamente della sua esperienza nel programma, del suo ex Melchiorre e dell'inizio dei suoi problemi. Le parole su Instagram nei confronti di Andrea Melchiorre. Valentina Dallari torna a parlare del suo ex fidanzato, Andrea Melchiorre, nei confronti del quale non ha utilizzato parole positive. Durante la diretta Instagram di Valentina, molti followers le hanno ovviamente rivolto delle domande riguardo alla sua esperienza nel noto talk show di Canale 5 e sulla sua storia nata a Uomini e Donne con Andrea Melchiorre. Valentina ha riferito che, dopo la fine della sua relazione, non ha avuto più alcun contatto con Andrea, il quale, a detta della Dallari, non le avrebbe neanche chiesto informazioni sul suo stato di salute. Ma la bella ex tronista rincara la dose, visto che mi ha dato della cellulitica, è stato l'inizio dei miei problemi. Non mi ha mai scritto, non è stato carino, né prima né dopo. Queste le parole di Valentina che ha ricordato alcune offese che le sono state fatte dall'ex fidanzato sul suo aspetto fisico. Valentina Dallari esce dalla clinica in cui ha curato la sua anoressia. La bella Dei sta affrontando a testa alta la sua battaglia contro l'anoressia e ha deciso di condividere il tutto con i suoi followers attraverso una lunga diretta su Instagram, in cui ha risposto alle domande dei suoi seguaci. Valentina spiega di aver passato tanto tempo in una clinica proprio per curare la sua malattia. Questi sono gli ultimi giorni prima di lasciare la clinica, ha spiegato la Dallari. Valentina è stata in cura presso questa clinica per ben 8 mesi e, tra pochi giorni, la ragazza andrà a Rimini, città in cui si trasferirà stabilmente. Nel frattempo, le affermazioni sull'ex hanno scatenato il web e mettono Andrea Melchiorre in una posizione scomoda. Tutti ora si aspettano una risposta di Andrea, che potrebbe fornire la sua versione sulla delicata vicenda. L'ex corteggiatore risponderà oppure deciderà di rimanere in silenzio,